Buongiorno a tutti amici, come promessa vanno sempre mantenute le promesse. Allora mi trovo poco più su dell'Abetone, in una località che si chiama Doccio del Cimone, perché oggi è la volta della vetta più alta dell'Emilia-Romagna, nonché il Monte Cimone. Allora iniziamo a percorrere questo sentiero che è il 489, sella del Monte Piazza. Questo vabbè, dice 1 ora e 40, ma noi bisognerà continuare perché c'è da camminare. No, forse c'è da fare meno perché mi sembra che in un'oretta si arriva lassù. Sono poco più di 3 km, quindi il sentiero inizia. Oggi proviamo anche a farci navigare dal T-Rex 2. Ho trasferito la traccia GPX sull'orologio. Prima ho dovuto farlo tramite applicazione dallo Zep e poi successivamente l'ho trasferita all'orologio. Allora, iniziamo a camminare. Ragazzi, qui c'è un bell'agriturismo. Alpe di Sara. Là ho trovato un signore che ora è lì a sedere, mi ha chiesto informazioni come arrivare qua su. Allora, praticamente il sentiero inizia di qua. Qui ci sono delle belle strutture, ragazzi. Qui c'è anche un cavallo. E noi si sale. In pratica ho trovato un signore che mi ha detto che lui è di qui e la strada che sto facendo io è poco più lunga. Qua giù c'era una strada che andava in salita. Mi ha detto se facevo quella l'avrei fatta un po' più corta e poi mi sarei inserito nel crinale dove c'è il sentiero CAI. Qui ci vado lo stesso, però ha detto che è un po' più lunga. Il problema lo sai qual è? Se avessero messo dei cartelli, uno si sarebbe orientato meglio. È vero che ho il GPX, però non è che il GPX mi dice, mi fa le varianti, questa se prendi a destra fai prima o a sinistra fai peggio. Quindi va bene, l'importante è che ci siamo. Senza volere, anche se ho fatto questa deviazione che ho disegnato io, mi è servito perché se passavo di qua, là ci sono degli alberi caduti. Io invece ho fatto questa qua. E adesso siamo veramente nel sentiero vero e proprio. Allora, due persone ce l'ho davanti, cioè due persone ce l'ho davanti e due di dietro. Vuol dire che la direzione è quella giusta. Qui c'è un canale per lo sfogo dell'acqua o della neve. Comunque qua sotto ci deve essere una corrente, cioè ci deve essere torrente. Vado a Pellino. Ma anche questo è un sentiero, però non si capisce che numero è. Vado a Pellino. Oh, qui bisogna venirci con qualcuno del posto. Cascata H030 S Pastore Fiumalbo. Ah, c'è una cascata qua seguendo questo sentiero. Rio della Cella. Siamo tornati al 489.
Allora, quella che vedete là, ragazzi, è una diga artificiale, è stata costruita non mi ricordo in che anno, e anche questa, per fare in modo che con lo scioglimento della neve e anche dell'acqua che scende giù da questo torrente non andasse a inondare Fiumalbo, mi sembra. Qui ci sono delle belle casette, però non so se sono casette private, rifugi, non lo so. Qui c'è anche un barbecue, c'è un tavolino. E questo, ragazzi, è il bello di avere le scarpe in Gore-Tex. Guardate, bellina questa casetta. Qui c'è un'altra bella salitina. Vabbè, ragazzi, mi pare a me che dopo quell'inizio un po' che non nego a dire, quasi quasi volevo quasi rinunciare a questo trekking perché mi ero troppo inoltrato nel bosco e non so dove andavo a finire. E poi il mio istinto mi ha detto torna indietro, inutile che continui a camminare dove non sai neanche dove vai a finire. Infatti, tornando indietro, ho ripreso questo sentiero. Poi ci sono questi due signori, una coppia di escursionisti che stanno anche loro andando sul Monte Cimone, quindi è difficile che mi perda adesso, anche se devo dire che ho la traccia sul T-Rex 2, poi ci sono altri due di escursionisti che sono dietro, si saranno fermati un attimino, ma quella casa lì, ragazzi, bellina. Beh, ragazzi, sembrerebbe che si stia uscendo dalla linea degli alberi, quindi probabilmente quando arrivo qua su a questa salita dovrei cominciare a vedere il Monte Cimone. Bella salita ripida, non so ora quanto sono di dislivello, vi posso dire che siamo a 1500 metri di altezza. Allora, adesso il dislivello è 276 in positivo e in negativo molto ma molto poco. In pratica mi mancava solo il Monte Cimone, dei posti che mi garbava visitare. Avrei voluto farlo anche partendo dalla Croce Arcana, cioè dalla Doganaccia, successivamente Croce Arcana, verso il Libro Aperto. Però è lunga, se non ti porti un sacco a pelo e una tenda rischi di fare molto ma molto tardi. Eccoci qua, ragazzi. Allora, questo è il Cimoncino e questo qua a sinistra e Cimone. Che spettacolo, ne basta la pena di fare un po' di fatica. Ora qua si deve girare a sinistra e prendere lassù. Qui abbiamo svoltato, se si prendeva in quella direzione là, quello è il Libro Aperto. No, il Libro Aperto è là, o è là. Insomma, uno dei due. Noi bisogna continuare a salire. Ora qui, ragazzi, comincia a essere veramente ripida. Da qui si vedono anche
le Alpi Apuane. Eccole qua. Ragazzi, ne valsa veramente la pena arrivare fino qua su. Qui comincia a tirare anche un po' di venticello, vabbè. Quando sarà un po' più fresco mi metto il pile. Comunque, figata allucinante. Ho fatto proprio bene a venire questa mattina qui. Nonostante abbia trovato quello in toppo all'inizio, va bene. Comunque il numero sentiero è quello là. È quello che vi indico all'inizio video. Vi fa fare un po' di giro, però... se volete andare sul sicuro e fare questo trekking per arrivare proprio al Cimone, al Monte Cimone, vi consiglio questo. Poi non so, magari ce ne sono anche altri al sicuro, però io ho fatto questo e per il momento mi sembra abbastanza valido. È anche bellino, bel sentiero. E oggi anche le temperature sono ottime. E anche la giornata promette bene, tutto azzurro, non c'è cosa più bella per fare un bel video con il panorama, anche se si sa tutti che qui si può fare solo video, ma dimenticatevi i droni perché qui è severamente vietato, essendo che c'è una caserma militare. Guardate bello che sentiero che mi sono ritrovato questa mattina a percorrere, con questa vista mozzafiato, tanta roba. Allora, qui si sta ancora salendo, il T-Rex mi sta dando le indicazioni, ogni tanto guardo anche l'OSMAD perché chiaramente, ragazzi, una cartina topografica è tutta un'altra cosa. Qui praticamente c'è la linea da seguire, è logico che se esci fuori dal sentiero lui te lo fa vedere, poi ti avverte con delle notifiche. Però guardare su un display che vedi proprio tutta la cartina è tutta un'altra cosa. L'ho voluto provare oggi. Niente di che. Meno male che c'è tutti questi tratti con l'ombra, perché sennò, ragazzi, è abbastanza pesa a salire. Non oso immaginare chi fa la via Vandelli oggi, dal Resceto a salire su fino a Nello Conti. Dura, eh. Ed ecco lassù Monte Cimone, siamo quasi, eh. Comunque, a parte per il momento non c'è da fare tanta fatica, almeno io così la vedo, eh. Magari non so l'ultimo tratto se sarà più peso, ma a quel punto lì siamo arrivati, anche se tu fai un po' di fatica poi ti riposi. Quando arrivo lassù mi riposo, mangio, me la godo. Non c'è neanche una nuvola, altrimenti ci veniva un bel time lapse. Spettacolare. Veramente spettacolare. Ora tra pochino si dovrebbe cambiare e svoltare a destra. Ragazzi, la traccia GPX non ve la condivido perché in pratica ho fatto io una traccia tutta per me. Quindi sono in punti che non sono neanche, cioè la traccia ufficiale era quella là. Infatti quelli che erano insieme a me a camminare stanno ancora camminando e sono in quella direzione là. Però devono fare tutto questo giro,
perché è lassù il Monte Cimone, quindi che ci vado a fare io laggiù per farla più lunga che mai. Io continuo a salire di qua perché la mia traccia mi dice di andare in su di qua e poi svoltare a sinistra e andare là. Il Monte Cimone è là. Qua ci sono anche dei cavallini. No, vabbè, non è male. Poi dopo a scendere rifarò questa strada qui. Vedrò di farne un'altra, ora vedo. Comunque, a giudicare dal passaggio, non sono l'unico che passa di qua, eh. Quindi va bene così. Penso che una volta siamo di là si dovrebbe vedere la zona verso la Croce Arcana, il Libro Aperto e verso il Corno alle Scale, quella zona lì, a diritto di qua. Comunque, guardate che paesaggio. Là, le Alpi Apuane. Quelli là sono arrivati laggiù in fondo. Non so neanche se riuscirò a riprenderli. E ora sono dietro a dei cespugli. Nonostante manchi pochissimo arrivare lassù, devo dire che questo è l'unico tratto che ho veramente sentito. È questo qua, che poi è fuori sentiero, perché questo non è un sentiero, questo sembra più uno scolo di acqua. Chi vuoi ci passi di qui, neanche un mezzo blindato ci passa di qua. E quindi non lo so come mai mi ha dato questo sentiero qui, perché il sentiero vero e proprio è quello là, però ti fa fare un giro esagerato. Io non mi ha voglia di fare tutto questo giro. Se ero in compagnia l'avrei fatto, ma oggi il mio scopo è arrivare lassù. Quando sono arrivato lassù torno giù dopo aver fatto pranzo. Quindi via, riprendiamo e vediamo un po' di arrivare lassù. Ho dovuto mettermi il pile e l'antivento perché veramente quassù tira un vento e mi ricordo i video di altre persone che l'hanno fatto. Quassù tira sempre un vento ghiaccio. Perfino quando è estate piena, figuriamoci ora, perché io sono salito da qua, però il sentiero continua là e probabilmente arrivato lassù, poi fai tutta la cresta per arrivare lassù. Io invece ho voluto fare la via peggiore e la più dura, perché bah, non so se rendo nel video, ma è una salita devastante, devastante. Beh ragazzi, non mi manca tanto. In pratica sono partito da qui, Doccia del Cimone, ho fatto tutto questo sentiero qua. Fatto questo qua, sì. E adesso mi trovo qui. Allora, questo è il Libro Aperto. Come si vedono ancora meglio le Alpi Apuane, e a mano che si sale, guardate che la catena è bella. Finalmente, dopo una lunga, 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 perché qui davvero si pensava di metterci poco, sono quasi 4 ore che cammino, e il tratto qui finale è stato veramente devastante. Percorso solo 6 km, ne devo fare la metà. Allora, ragazzi, alle mie spalle, qua sul cima, c'è il Monte Cimone. E adesso vi faccio vedere un po' di panorama, che davanti a me c'è il Libro Aperto. Che spettacolo! Allora, questo, se non erro, dovrebbe essere il Cimino. Non sono sicuro perché io, ripeto, è la prima volta che vengo qui. Non lo so. Comunque, sarà utile. Visto che sono le ore 13, sarà utile arrivare lassù, fare una girata, fare qualche pezzo, qualche ripresa e
e poi ritornare subito giù perché non so quante ore ci metterò a scendere giù. Non penso 4 ore, altrimenti mi sparo. Via. Qui è probabile che vada nella base, perché c'è questa porta zingata. Poi lassù mi sembra di vedere, non sono sicuro, mi sembra di vedere quasi un foro tipo vedetta. Ragazzi, è stata dura, però come aveva detto anche un'altra persona, è bellissimo questo pezzo di trekking, perché una volta sei quassù hai una vista mozzafiato. Ora quando arriverò lassù probabilmente si vede ancora meglio le Alpi Apuane che sono là nascoste. Libro aperto si vede benissimo. L'unica cosa che manca qui è un rifugio. Allora, se non erro, questa montagnetta a sinistra dovrebbe essere il Colle alle Scale. Mentre di qua si riesce a intravedere il cupolino, eccolo lì, il cupolino. Quindi lì si è abbastanza lontano. E qui siamo alla base Cimone. Vediamo un po' qui che c'è. Mamma mia, ragazzi, probabilmente da video non rende. Siamo a oltre 2000 metri, ragazzi, guardate che spettacolo, che vista. Oh, boia. Qui ragazzi vieni con uno zainetto bello carico. Qui c'è un po' di storia. Allora, il 25 giugno del 39 viene inaugurato dal CAI il rifugio Monte Cimone. Ah, qui c'era un rifugio che adesso non c'è più, però questo è l'osservatorio climatico. Che spettacolo di roba! Qui c'è di tutto, c'è un po' c'è la storia proprio. Capace. Se ci attacchi la spina lì ti piglia anche la corrente. Allora, zona militare, divieto di accesso alle persone non autorizzate qua. Allora come si fa ad andare di là? Sul piazzalino. Forse passando di qua. Che spettacolo, ragazzi. Proviamo a fare un po' di zoom. So se rende più lo zoom o così al naturale. Allora proviamo ad andare di qua, vedo che c'è un sentierino. Probabilmente fa il giro. Fatto tanta fatica per arrivare qua su. Ah, ecco perché non si vuole, perché c'è scritto pericolo. Edificio pericolante. Allora, qui probabilmente si fa proprio il giro. Con tutta la cacca che ho pestato oggi, dovrei vincere su Prenalotto tutta la settimana a fila. Il sentiero dell'atmosfera. Lascio voi leggere.
tredicesimo, no, tredici o tredicesimo, sentiero dell'atmosfera. Sì, perché probabilmente, cioè, vedi giro giro. Peccato che non puoi far volare un drone, a parte che non ce l'ho neanche. Perché da qui, se fai una ripresa a 360 gradi, guarda che, cioè, vedi fino all'infinito proprio. Ho dovuto tappare un attimo il microfono perché tira vento. A parte che tira vento anche qui, Ciao ragazzi, spero che vi sarete iscritti sul mio canale. Siamo iscritti. Allora vi ringrazio mille. Vi lascio così e andiamo entrambi a Andiamo a mangiare. mangiare. Che poi c'ho anche da riscendere io. Grazie ancora. Grazie, ciao, buona giornata. Allora ragazzi, ricominciamo a salire. Poi io c'ho ancora da mangiare. Vediamo un po' di trovare un posticino lassù dove c'è il piazzalino, dove c'è anche la Madonna. E abbiamo un posto che ho riparato. Mangiamo e poi ripartiamo subito perché sono già 4 ore. Quasi 4 ore e un quarto che cammino e adesso prendiamo per questa direzione. Ma mi sa che devo passare dalla parte di qua. Cartello zona militare che non si può oltrepassare. In pratica laggiù c'è il Corno alle Scale, il Monte Spigolino, il cupolino che è sotto il lago Scaffaiolo. Spettacolare fare questo, praticamente penso che sia, guarda là, che sono due lepri, non riesco a zoomarle perché non so che roba è. Microscopici, proprio piccini, non so che animali erano. Cerbiatto piccolo, boh, non penso. Comunque vi stavo dicendo, non so se si sale di lassù o si scende di giù per fare il tratto, quello che va a Libra Aperto, poi da Libra Aperto va verso la Cociarcara, che praticamente deve fare tutta quella crista lì e andare in quella direzione là. Sempre sognato di farlo. Già qui come si vede bene le Alpi Apuane.
Ah, la Madonna è là. Qui c'è un po' di segnaletica, un po' piccolina, però l'importante è capirsi. Lago Ninfa. Sentiero, no, sì. Non capisco come mai questo celeste è bianco. Forse perché si riferisce al sentiero atmosfera. Qui a terra. E questa è la Madonna del Cimone. Faccio ripartire la traccia da qua su, sperando di non sbagliarmi quando scendo giù. Così qualcuno se la vuole, basta che quando la imposta nel navigatore la mette in perdita, in modo che la partenza gli diventa arrivo. Questo è quello che resta della caserma, e questa qui è una zona militare proprio, diciamo. Sì, caserma, però mi sembra che l'abbiano trascurata, l'hanno lasciata lì. Adesso io, c'è gente che ha fatto le proprie date. Guardate quante ce n'è qui. Spettacolare. 1133, no, scusa mia, si legge male. Allora, vediamo un po' se di qua si può tranquillamente uscire da qua. Cercavo un posto riparato dove mangiare, quasi quasi qui. Vediamo un po' com'è qui. Non è male, altrimenti devo andare lì andiamo al meteo, alla stazione meteo, via. Mi sembra molto meglio. Allora, ho mangiato, ora abbiamo un po' d'acqua, visto che si sono fatte le 14, quindi speriamo di fare molto, ma molto prima a riscendere giù alla macchina. Allora, per il momento non sto a registrare il tratto che vado giù, perché tanto ormai l'avete già visto. E magari se trovo quelle casette, ora non mi viene il nome, quelle casette belle, di una volta qualcosa mi fermo a fare qualche ripresa. E comunque, una volta arrivata la macchina, facciamo la chiusura a modo. Cioè, mi domando, ma è mai possibile che questo sentiero l'ho fatto solo io? Questo tratto qui, che poi a regola dovrebbe essere una scorciatoia, soltanto che è parecchio impegnativa, perché te sali e vai diretto al Monte Cimone. Invece, stamattina ho visto due persone che mi ci sono fermato 2 minuti a chiacchierare. Loro hanno proseguito per lì e poi probabilmente arriva là e fa tutta la cresta fino a qui per arrivare lassù. Non lo so quanto possa essere impegnativo. Questo è impegnativo al 100%. Sembra ti fa presto, sì, però ti tronchi tutto. E poi non parliamo a scendere,
Ora io avevo pensato anche di fare la cresta e tornare indietro, però siccome non ho trovato nessuno per chiederlo, c'era tanta gente, però che vai a sapere chi è che l'ha fatto. E allora ho lasciato perdere, ho detto, sai che c'è? Evitiamo di fare chilometri inutili e rifacciamo la strada dell'andata. Perché quando fai quella dell'andata e sei riuscito ad arrivare a destinazione, se fai la stessa strada per tornare indietro, vai tranquillo che torni indietro. Guardate qui che erba alta, sembra di essere in padule. Allora, io ora dovrei svoltare a sinistra. Ecco, adesso dovremmo essere sul sentiero ufficiale CAI. Questo, infatti, è anche meglio. Via, ripartiamo. Ragazzi, questo è un trekking, sinceramente, per giudizio mio, adatto a tutti. A parte, non fate questo tratto che ho fatto io per tagliare, perché è veramente impegnativo. Però per il resto è adatto a tutti, per tutta la famiglia, basta avere un minimo di allenamento. Ve lo dico perché su, quando ero arrivato al Monte Cimone, c'era un gruppetto con dei bambini e mi ha chiesto se gli facevo una foto a tutti. Quindi non penso che ci siano arrivati con l'elicottero lassù, i bambini. Finalmente sono riuscito a fare anche questo di trekking. Questo era già qualche anno che lo volevo fare. E quest'anno ho detto no, quest'anno non ne posso fare a meno, bisogna che lo faccia. L'anno scorso ho fatto degli altri trekking che non avevo fatto, quest'anno ho fatto anche un tratto della Via Vandelli, ho fatto un bel trekking, anche quello l'ultimo che ho fatto sull'Appennino, circa 20 km. Ragazzi, io la traccia non ve la metto perché tanto è tutta sballata, rischiate di andare avanti, tornare indietro, cioè fate tanta strada inutile quando basta seguire anche una cartina. Ora, quando arrivo in fondo vi dico il numero, ma comunque mi sembra di averlo già detto in partenza, all'inizio video, che poi sono tornato indietro, vabbè. Quel pezzo lì non lo vedrete perché verrà. Vabbè, noi continuiamo a scendere e vediamo un po' se riesco. Vi faccio vedere le capanne, che non mi ricordo come si chiamano le capanne. E boh. Allora, praticamente da quella direzione lì si viene da Doccia del Cimone. Quando arrivate a questa segnaletica qui, che a diritto c'è scritto 150 metri di Fontana di Rossano, oppure c'è scritto il Faggio Monumentale, voi non dovete andare a diritto, ma dovete svoltare a sinistra, perché il Monte Cimone è quello. Ecco i cavallini che stamattina non vedevamo. Alla Bellini. Belli tranquilli, basta andargli noia. Prima non mi ricordavo il numero del sentiero, 489. In pratica dovete prendere quello una volta che siete arrivati alla Doccia del Cimone, se prendete da lì e prendete questo sentiero qua. Poi quando arrivate là in cima, come vi ho fatto vedere alla Madonnina, dove c'erano anche i cavalli adesso, svoltate a sinistra e poi scegliete voi se fare tutto il crinale oppure fare quello che ho fatto io. Ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo magico trekking. Devo dire che è stato uno dei più belli da parte mia, mi è piaciuto molto. E poi il panorama, ragazzi, per chi è stato sul Cimone sa cosa voglio dire, è veramente incantevole, pazzesco. Quindi niente,
Vi dico soltanto grazie per la visione e vi ricordo che se non l'avete ancora fatto vi potete scrivere gratuitamente, non costa niente. E in più potete lasciare un bel like che non fa mai male. Se poi volete anche condividerlo il mio video sui vostri social, mi farebbe più che piacere. Io non aggiungo nient'altro, vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie ancora.